E allora passiamo. Dalila, io sono passato da questa parte. Okay. Lui o lei che guarda? Lei, perfetto. Di nome? Pepsi. Pepsi, insomma, cane frizzante, immagino, no? È vero? Sì, sì, assolutamente. Allora, la dimostrazione la fa Pepsi, quindi. Sì, okay. La fa Pepsi. È una taglia diversa rispetto a Kenya. Sì. È il caso che il presidente insieme al mister la fa qui? Scendano in platea oppure... Dimmi tu. Possono rimanere tranquillamente. Possono rimanere tranquillamente. Allora, la dimostrazione chi ce la fa vedere? Io. Danilo. Ah, perfetto, Danilo. Sì. Perfetto, Danilo. Ti seguo okay. Sul palco oppure ti do il microfono? Dimmi tu. No, puoi seguirmi su, tanto spiegherà Dalila quello che stiamo facendo. Allora, facciamo una cosa. Io rimango sotto, ma non perché ho paura. Rimango sotto così me lo godo ancora di più. Lo spettacolo di Pepsi. E poi naturalmente torniamo a parlare con i ragazzi dell'Alba Montaurei. Perfetto. Ok, allora ti do il tempo di salire. Kenya è gelosa oppure... No, no. Sono tranquilla insieme. No, poi lei vedo che gioca con la pallina, quindi... Allora, in cosa consiste questa dimostrazione, Dalila? Allora, Danilo vi farà vedere un problem solving o un gioco di attivazione mentale. Ok, che sarebbe... Sono degli scacchi che vengono posti al cane, quindi dei piccoli problemini che il cane deve risolvere. Per fare questo deve avere uno stato eccitatorio tale da riuscire a pensare a quello che deve fare per risolvere il problema. Ok, problema che attualmente ha Di Luigi insieme al presidente, perché li vedo un attimino... Insomma, vabbè, lui è un cane tranquillo, però eccolo qui, perfetto. È un cane tranquillo. Vabbè, ma tanto gli educatori sanno quello che devono fare. E una domanda, una curiosità, ma le luci, le telecamere, ma più che altro le luci, danno fastidio per questo tipo di dimostrazione oppure... Potrebbero dar fastidio a loro in generale, non nella dimostrazione in particolare. Ok, perfetto. Come allora. Noi non sono abituati a stare sotto i riflettori. Vabbè, però poi pian pianino bisogna fare anche quello. Allora, così Dalila ci spiega. Sono quattro cassetti che si aprono tutti e quattro in una maniera diversa. Scusami, dentro c'è del cibo, immagino. Dentro, no? Sì, ci sono dei premietti alimentari. Perfetto. Quindi ha aperto il primo, anzi ne ha aperti due? Sì. Ok, l'altro lo ha sfilato? Mm-hmm. Mamma mia. Scusami, ha spostato il cassetto per vedere se c'era un'altra crocchetta, sì. Vero? Bene. Quello è a scorrere, immagino, l'ultimo. L'ultimo è a ribalta. Ok, perfetto. Si ribalta. Okay. E quello è il premio per far capire... Quello è il jackpot. Ah, è il jackpot. Quindi mentre all'interno dei cassettini magari c'era un singolo premio, per rinforzare quel comportamento alla fine diamo un jackpot. Perfetto, benissimo. E questo serve per? Questo serve per allenare il cane a pensare. Quindi come facciamo noi con i bambini a scuola, i cani devono fare lo stesso. Al contrario di quello che si può pensare, mantenere allenata una mente di un cane, e quindi mi ricollego a quello che ho detto prima, è molto più importante dell'aspetto dell'allenamento fisico, perché per essere cani equilibrati devono necessariamente riuscire a riflettere. Giornalmente quante ore di allenamento fate? Con questo tipo di dimostrazione? Noi ci divertiamo tutti i giorni, soprattutto cerchiamo di proporre cose nuove, perché poi loro sono furbi e dopo che l'hanno fatto una volta, insomma... Sanno già dov'è la crocchetta. Ci provano. Perfetto. Ci fai vedere qualcos'altro oppure... Sì. Ok. Ok, questo si chiama Doggy Zen e insegna al cane a proporre dei comportamenti.
quindi lei deve spontaneamente proporre qualcosa. Per riuscire a proporre qualcosa deve pensare cosa proporre. Quindi noi non gli stiamo dando un'indicazione come si fa nell'addestramento, ma siccome noi lavoriamo con il metodo cognitivo zoantropologico, ciò significa che riteniamo che il cane abbia una mente pensante, facciamo lavorare la mente pensante. Benissimo, bello, davvero, grazie mille. Chiara, tu hai paura? No, Chiara non ha paura, infatti fotografie a go go. Presidente, da chi possiamo andare? Me lo dica lei, dai. Un po' di ragazzi a prima squadra. Li vogliamo conoscere, li passiamo il microfono. Cominciamo a loro. Allora, eccoli qui. Allora, iniziamo dal preparatore, che però vabbè già abbiamo presentato, però lo ricordiamo un po' a tutti. Nome, cognome e ruolo all'interno della squadra. Buonasera, Piombini Angelo, preparatore dei portieri. Angelo Pompili, preparatore. Pier Michele D'Angelo, centrocampista. Fiorile Bono Matteo, difensore. Gianluca Radamonti, attaccante. Masigna Matteo, esterno. Domenico Di Giuseppe, centrocampista. Aquilio Bruno, attaccante. Alessandro Croce, centrocampista. Aristeo Giuseppe, centrocampista. Leonardo Di Matteo, centrocampista. Di Giambrardino Pietro, attaccante. Una volta. Spagnolo Marco, portiere. Di Marco Alessandro, terzino. Merlini Antonio, portiere. Mattani Mano, l'attaccante. Perfetto, abbiamo finito il giro e mister, mancano quattro ragazzi, no? Abbiamo detto. No, mancano sette. Fusco? Ragazzi, sette. Ah, sette. Mancano, sì. Mancano, vabbè, Pietro Fusco. Padovani. Gianni Padovani, Valerio De Carolis, Andrea Monaldi, Simone Cosmi e il capitano Ivano Pigliacelli. Adesso Ivano Pigliacelli. Penso di averli elencati tutti. Ah, Panetta. Ah, Alessandro Panetta, sì. Manco. Perfetto, però insomma abili e arruolati. Rodomonti, secondo me, ancora sta trovando Aureli domenica. Perché ah, se l'è perso? Si è qualificato come attaccante. Ah, ecco, beh, allora sì. attaccante degli altri. Bella questa cosa. Allora, i ragazzi naturalmente sono un mare, no? Questi, che categoria abbiamo qui, direttore o presidente? Insomma, potete rispondere. Facciamo rispondere il presidente. Così naturalmente le fasce di età sono diverse, sì, quindi... Sono della categoria Pulcini, poi ci sono categorie esordienti, giovanissimi, quello che vedo i primi calci e piccoli amici. Però insomma qui in platea si sono un attimino mischiati, no? Quindi è difficile individuarli, sono anche... Da questa parte con gli allenatori sono tutti della categoria esordienti. Ah, tutti esordienti sono, no? Quindi lo faccio rispondere Carlo, il mister, vero? Ok, perfetto. Allora di Pulcini. Faccio rispondere Carlo. Tra l'altro c'è un bambino che è andato. L'abbiamo fatto annoiare. È il più piccolino, però va bene così, dai. Ed è il figlio del mister, quindi a posto. Quindi però diciamo che si è annoiato ascoltando le disamine tecnico-tattiche del padre, dai, così, ok, lo lasciamo dormire. Allora Carlo, benvenuto innanzitutto. Grazie. Ti faccio la domanda secca, forse la più difficile. C'è già qualche ragazzo pronto? Nel senso, c'è qualche ragazzo pronto per un'altra casacca, una casacca importante che potrebbe essere visionato e portato via calcisticamente parlando da un'altra società? Beh, dei miei, senza fare nomi e cognomi naturalmente. I miei insomma il 2006 possiamo parlare, perché quelli, gli altri sono piccoli quindi non mi sembra il caso. E dei miei c'è qualcuno bravino, però io penso insomma che sia ancora troppo presto, forse un altro anno è, adesso è prematuro. Adesso è prematuro, sì. E fisicamente naturalmente a questa età si è diversi, no? C'è chi sviluppa in un modo, chi sviluppa in un altro. Dovete fare attenzione anche a questo tipo di aspetto. Come vi comportate invece sotto l'aspetto scolastico, nel senso che fate coincidere i risultati positivi a scuola con una maglia da titolare o ad un premio calcistico al ragazzo, oppure le doti tecniche e comportamentali all'interno del campo fanno la differenza sempre? Io personalmente penso che insomma il rispetto,
l'andare bene a scuola, in famiglia, con gli amici è la prima cosa, poi viene il calcio, quindi prima lo studio, prima la famiglia eccetera, poi pensiamo a giocare a pallone e perfetto, divertirci. Quindi se uno di questi ragazzi a scuola fa qualche marachella Rimane un po' a casa, rimane un po' a casa per punizione, è più giusto rimanere a casa? A volte lo facciamo allenare, però poi nei tornei, nei campionati siete in panchina, siete in panchina. O addirittura in tribuna, niente, sì. Quindi questo diciamo che cioè, perché devono capirvi insomma che oltre al calcio c'è qualcosa di ben più importante. Ma i tuoi colleghi di solito fanno così oppure questa siamo, è la vostra? Siamo tutti in questa. È una cosa insomma univoca, sì, da parte univoca, sì, degli allenatori. Sì, sì. E i risultati utilizzando tra virgolette bastone e carota ci sono? Ma io non ho oppure ogni tanto il bastone deve essere superiore alla carota? Il bambino diciamo insomma non è facile gestirlo sia a scuola che, però almeno i miei non ci sono problemi con i miei. Perfetto, grazie a mister Persia. Vado qui dietro, a te faccio invece una domanda, sì difficile, ma più che difficile delicata. Il rapporto tuo e della tua società con i genitori, perché naturalmente c'è anche quel genitore, spesso e volentieri se stanno a casa durante le partite non sbagliano, questo te lo posso assicurare. Però insomma, qual è il rapporto con i genitori nel momento in cui tu devi giustificare una panchina o una tribuna? O non so, ecco, il cambio di ruolo piuttosto che la maglia numero 7 o la casacca numero 10. Beh, diciamo che è sempre l'aspetto più delicato, insomma, avere rapporti con i genitori, perché magari alcuni non si rendono conto e pretendono molto, magari danno quella pressione al ragazzo dandogli troppa aspettativa. Noi cerchiamo ovviamente di mantenere la distanza giusta e ragionarci molto, quindi c'è molto dialogo. Questo ci consente un pochettino di rimanere tranquilli con le proprie posizioni, insomma, devono capire di far lavorare la società, perché ci sono degli istruttori assolutamente capaci, loro si fidano, si rendono conto, noi gli permettiamo ovviamente di assistere anche agli allenamenti, certo. Quindi è giusto che sia così, anche perché è bello questo rapporto continuo e diretto, e vogliamo anche il giudizio, quindi vogliamo essere anche giudicati, perché ci teniamo molto. C'è il presidente che ha tanta esperienza e a me ha fatto piacere questa collaborazione, ci eravamo fatti una promessa qualche tempo fa, mi piace praticamente sposare questo progetto, c'è tanto entusiasmo, la passione è tanta, quindi... E quella spesso e volentieri quindi, fa la differenza, no? Molto, avere l'entusiasmo. Molto, 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 al nostro livello, a livello dilettantistico, è assolutamente quella che ci fa andare avanti con tanti sacrifici. Ti è successo mai di trovarti in una situazione in cui il ragazzo protestava, non con te, ma con il genitore, spingendo il genitore a poi protestare con te, no? Appunto per una maglia o una casacca da titolare non data? Devo dire che non mi è mai capitato, perché è bene essere chiari da subito, inculcare subito dei principi educativi ai ragazzi, e quindi questo mi consente anche di una gestione più tranquilla, diciamo, no? Sì, assolutamente tranquilla, perché insomma tu hai avuto tante esperienze. Io ho l'esperienza, sì, ne ho avute da diversi anni, insomma, che sono istruttore, allenatore, e sì, i primi anni sono stati difficili, ma sono quelli che in qualche modo ti fanno esperienza, e non si finisce mai di imparare, quindi le correzioni sono alla giornata, insomma. Secondo te l'età giusta per capire se c'è stoffa oppure no, qual è? Se c'è un'età o una fascia di età? Ma io dico che nella scuola calcio, quindi parliamo fino a livello di categoria esordienti, secondo me bisogna creare assolutamente sempre omogeneità nei gruppi, e quindi non fare differenza, non fare troppa differenza, perché poi credo che chi ha qualche ritardo a livello coordinativo, motorio,
a breve, quindi in maniera anche veloce, riesce a sopperire, certo, e magari a migliorarsi a livello di quello che già magari per natura è più dotato. E penso che invece quando si entri nel settore giovanile, magari lì possiamo cominciare a capire già, a fare un po' una piccola scrematura di quella che è la qualità, qualche selezione importante, ecco, diciamo così. Perfetto. Senza magari creare troppo traumi ai ragazzi, certo, perché certo, bisogna dargli i tempi giusti. Spesso io noto che c'è troppa aspettativa e magari si cerca di velocizzare troppo e poi insomma si va a commettere l'errore, giudicare in maniera troppo veloce le qualità del ragazzo. Certo. Perfetto, grazie a te, anche perché spesso e volentieri una panchina o una tribuna, l'abbiamo visto poche settimane fa, fa male anche a un professionista, figuriamoci l'impatto che può avere a livello psicologico con i ragazzi. Allora, grazie. Presidente, adesso ti devo fare, non so se è la domanda davvero più difficile, però insomma è un discorso che faccio con tutti, ma per far crescere ambo le parti, no? L'associazione sportiva e chi dovrebbe collaborare con l'associazione sportiva. Allora, il rapporto con l'amministrazione comunale di Montorio com'è? Può cambiare domanda, scherzo. No, non solo sotto l'aspetto naturalmente dei campi, parlo proprio di rapporto perché un'associazione, ma è una domanda che faccio a tutti, no? Io naturalmente forse conosco già la risposta, no, però devo fare giornalismo e le devo fare questa domanda. Io dico solo una cosa, noi speriamo che qualcuno dell'amministrazione venga a vedere le nostre partite. Li invitiamo al campo perché fino ad ora non l'abbiamo mai visti, ma penso anche in passato, sono 2 anni che l'anno scorso abbiamo avuto la collaborazione con la Montauri, quest'anno ci siamo uniti, io non ho visto mai un amministratore al campo. Quindi vedi, noi li invitiamo ufficialmente a venire perché a noi ci fa piacere che vengano, perlomeno farli vedere l'altra sponda calcistica di Montorio, perché penso che sia una... Ma qualcuno dice che non sia una brutta cosa, io penso che sia una bellissima cosa nell'ambito abruzzese avere 2 squadre in un piccolo paese, uno che milita in promozione, un altro in eccellenza, avere 2 settori giovanili, penso che sia un vanto. Esatto. Questo vogliamo inculcare, vogliamo sperare che qualcuno capisca questa cosa. Vuol dire che a Montorio si lavora e si lavora bene. Quindi quello che tu vuoi evidenziare un po' la distanza da parte delle istituzioni nei confronti di questa società. Io non ho mai visto un amministratore al campo, io spero che già da domenica cominciano a venire qualcuno, così ci farà piacere. E ribadisco una volta ancora, spero tanto che si capisca veramente quello che si sta facendo a Montorio, perché avere una cittadina come Montorio, avere 2 squadre, che una in promozione e una in eccellenza, deve essere un vanto, perché io penso, certo, che in Abruzzo non conosco altre realtà, perlomeno può darsi pure che mi sto sbagliando, però difficilmente su queste cose sì, mi posso sbagliare. Insomma, sono rare, però insomma vantiamo di questa cosa. Cerchiamo di evidenziare la parte positiva di questo discorso, no? E sì, non... Sì. Allora, diciamo la Montorio che lavora nello sport e soprattutto una volta nel c'era uno sponsor, se non ricordo male. Bravissimo. Anzi una sigla più che uno sponsor, tra l'altro il mister quelle casacche le ha indossate, quindi allora al mister invece voglio chiedere la cosa che ho chiesto la settimana scorsa a mister De Feudis del Montorio 88. Qualche mese fa un allenatore della Teramo Calcio del settore giovanile disse che forse per lui questo discorso di avere 2 società all'interno di un territorio non troppo ampio come quello di Montorio poteva creare delle difficoltà soprattutto a livello di indotto, cioè nel senso, mentre prima era solo una società che andava a cercare tra virgolette aiuto ai vari sponsor, adesso essendoci 2 realtà questa cosa potrebbe penalizzare entrambe le società. Naturalmente il tutto poi va a scaricarsi sul discorso tecnico. Secondo te è così oppure il fattore economico più di tanto non incide su quello tecnico?
Allora, è normale che a lungo andare possa incidere, perché parliamoci chiaro, questi sono campionati che eccellenza e promozione, che poco che vuoi spendere, insomma, spendi. Una certa cifra ci vuole, e quindi è normale che se finiscono le risorse sarà dura sia per l'una che per l'altra. Quindi, anche perché insomma vivete in un territorio dove purtroppo per il sisma prima e che continua purtroppo e per l'emergenza neve, insomma, le attività già non erano fiorenti e adesso insomma un po' le difficoltà aumentano. Però tu stai dicendo che questo fattore insomma può incidere naturalmente sulla squadra. È normale che incide su entrambi, perché comunque voglio dire, io 6 anni fa ero dalla parte di là come allenatore e già comunque c'erano difficoltà. Loro in quei periodi militavano, se non sbaglio, in prima categoria, però è normale che i problemi ci sono e continueranno a esserci, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Poi è normale che sono grossi, come si dice, vaccinati entrambi per giudicare un po' il tutto. Per giudicare il tutto e intraprendere la strada secondo me più giusta per loro. Quindi allora io naturalmente lo voglio specificare, ho fatto determinate domande perché vivendo anche il territorio molta gente non capisce il perché, cioè nel senso perché così, perché avete discusso, perché c'è stata. Allora credo che sia giusto, quando si può, naturalmente noi dobbiamo mandare anche questo tipo di segnale, cercare, non dico di riappacificare, però se si può generare un discorso di correttezza partendo naturalmente dall'amministrazione fino ad arrivare all'ultima della società, ultima nel senso quella di categoria inferiore, credo che un discorso che si possa fare, Presidente, cioè nel senso tutti forse conoscono quello che è successo o quello che sta succedendo. Qui questa sera non stiamo al processo di Aldo Biscardi. Assolutamente no. È stata una sera da Gogliardi che è tutto, sono tante cose da poter dire, ma non sto qui, non è la sede. Io ti volevo imbeccare uno stimolo, cioè invitare chi di dovere, come hai fatto prima, l'amministrazione, invitando chi di dovere a dire guardate, siamo anche noi piuttosto che solo gli altri, anzi può essere che il primo passo che secondo me dovrebbero fare i ragazzi e le ragazze dell'amministrazione potrebbe far conciliare il tutto tra Montorio 88 e Alba Montaurelio. Io posso racchiudere anche in una parola: rispetto. Perfetto. Noi solo questo chiediamo. Benissimo. Scusa, ho capito dove vuoi arrivare. Dimmi, Osvaldo. Io penso che però, ripartendo dalle parole del Presidente, ha fatto un discorso ben preciso che possono comunque coesistere diverse società, e forse ci dimentichiamo una cosa importante, perché questo è stato uno dei punti fondamentali per cui è nata la vecchia Montaurei. Su tutte queste cose ci dimentichiamo che è fondamentale avere dei buoni settori giovanili, perché nei settori giovanili poi vanno pescati i giocatori che servono, e quindi le collaborazioni ci possono essere anche con due settori giovanili diversi, e quindi ci si può aiutare, perché i due diversi settori giovanili possono rimpinguare sia la promozione, una squadra che l'altra. Esatto, che l'eccellenza. Ci vuole solo uno spirito. Ma nulla toglie al travaso, nel senso essere che qualcuno di voi ha bisogno di un giocatore che non serve al Montorio, o il Montorio ha bisogno di, ecco, io quello auspico. Ecco, la mia domanda nasce da lì, perché sembra dall'esterno che questa collaborazione non si possa fare, collaborazione intesa come scambio di giocatori o come un amichevole, piuttosto che invece io auspico che ci sia questa cosa, e secondo me il segnale, come diceva il Presidente, deve partire da chi dall'alto deve un po' tenere, o no? Sì, ma io sono d'accordo che deve partire il segnale, e noi siamo aperti, penso che sia così, siamo aperti a qualsiasi tipo di
chiarimento o meglio, però è anche vero che le due società possono coesistere anche separatamente, separate è anche un brutto modo di dirlo, però possono coesistere perché hanno due buoni settori giovanili e possono con questi due buoni settori giovanili comunque rimpinguare una squadra di promozione o una squadra di eccellenza. Noi, io adesso parlo come dirigente storico della Montaurei, abbiamo sempre chiesto i giocatori al Montori 88 per andare a creare quel divario che c'era per quanto riguarda i fuori quota e siamo stati accontentati con i diritti e i doveri che c'erano da dare alle altre società, tra cui anche... Certo. Anche il Montorio, però penso che voglio fare un altro passo indietro perché penso che dobbiamo tornare al settore giovanile dove ci sono delle grosse soddisfazioni che abbiamo sia noi che il Montorio e quest'anno abbiamo avuto una grande soddisfazione perché noi qui abbiamo tutti giocatori, soprattutto bambini che oltre a divertirsi a noi grandi come anche agli stessi allenatori ci imparano che cosa significa lo spirito sportivo e noi da loro lo apprendiamo. E quello è il primo segnale. Di trasmettere. E poi tra l'altro io sono d'accordo con il presidente Nori quando dice se ci sono due società vuol dire che c'è tanta passione per il calcio, d'altronde non si può giocare in 80 e allora se voi avete scelto di creare questa società ben venga. Io ripeto, la mia domanda voleva stimolare chi di dovere a cercare di mettere almeno un po' di creare quella piccola sinergia che, come dicevi tu, no? Lo scambio di un calciatore, piuttosto se uno non è bravo per l'eccellenza sarà bravo per la promozione e viceversa. Tutto qui, perché molti purtroppo ancora non riescono dal a capire dal di fuori si può, esatto. Può sembrare. Quindi chiaritevi come posso dire, col pubblico almeno, non solo voi ma anche gli altri, compreso l'amministrazione, così chiudiamo il cerchio. Volevo tornare indietro, quindi dire che noi quest'anno abbiamo avuto una grossa soddisfazione, forse è stata più una grossa soddisfazione per un nostro giocatore, qui credo che sia doveroso l'intervento del nostro responsabile del settore giovanile, Albino Valeri, che ci può dare anche dei ragguagli per questo nostro tesserato che ha fatto un provino. Benissimo. Allora, mister Valeri, sta dicendo che insomma il merito è tuo. No. Penso che parlava di un nostro tesserato che ha fatto un provino con la Juventus, quindi credo si riferisse a quello. C'è una collaborazione da parte nostra con diverse società a livello nazionale. Allora, innanzitutto il provino com'è andato? Il provino molto bene, chiaramente. Perfetto. Sono provini non semplicissimi, la valutazione è molto più ampia, però già essere chiamati da una società sportiva così importante come la Juventus per noi è un vanto. Certo. Però comunque noi abbiamo collaborazioni con diverse società, tra cui l'Empoli, grazie al nostro amico Daniele Croce, il Sassuolo, con il mister Romano. Ed altre realtà. Io ci tengo a ribadire una cosa che forse non è uscita fuori in questa tua domanda che hai fatto prima. C'è una grossa collaborazione tra le due società, almeno a livello organizzativo. Al di fuori non trapela, perché a volte può sembrare ma che infatti ci sono... è questo, è il segnale però che dovete mandare tutti e due, è questo forse. No, forse non è proprio così, perché comunque c'è una collaborazione importante. Poi purtroppo escono fuori cose che spesso non cacciamo noi, né da una parte né dall'altra. La collaborazione è ampia, ti faccio solo presente una cosa, c'è un solo campo a disposizione e l'organizzazione di quel campo, della gestione di quel campo è fatta in collaborazione. Tu immagina mettere insieme 12 squadre in un campo del genere. Certo. C'è una collaborazione importante che va avanti, quindi io direi quello è un punto di partenza. Poi lì cambia una cosa importante, il progetto. Il nostro progetto non è, io credo, anche questo non è uscito stasera, non è tanto la squadra di promozione, che per noi è importantissimo, il fiore all'occhiello. Ma noi abbiamo un settore giovanile con un progetto ambizioso da 4 anni, prima di tutto il settore femminile, che noi siamo partiti quest'anno dalla C, ma l'ambizione è importante, arrivare anche a un campionato più importante nazionale. E comunque arrivare fra 2, 3 anni, 4 anni con i nostri ragazzi a far parte della prima squadra. Ecco, quello deve essere un po' il travaso, no? Il discorso per noi è solo e semplicemente quello, quindi risorse ce ne sono poche, però noi ci adoperiamo in maniera molto, molto più ampia, quindi
si toccano aspetti socioculturali che cercano di valorizzare anche il territorio, quindi il nostro discorso è molto molto più ampio, va al di là del calcio. Però allora, già che hai confermato stasera che c'è questa sinergia per la gestione del campo ed altre situazioni, dà un segnale forte, no? A tutti, sì, nel senso, non abbiamo problemi, forse chi di dovere però deve cercare di sgrossare un po', limare quegli angoli che ancora sono un po' troppo spigolosi. Sì, probabilmente quello, sì. Ecco, sono perfetto, quindi chi di dovere forse ha capito, no? Quindi noi, Presidente, serviamo anche a questo. Prima mi dicevi era una serata ironica e goliardica, però ogni tanto specificare le cose non fa mai male, credimi, perché altrimenti poi vengono travisate e si capisce una cosa per un'altra. Che ne pensi? Ha ragione no, mister no. Valerio, oppure se ci fosse ancora più collaborazione forse sarebbe meglio, e chiudo qui. Ecco, perfetto, benissimo. E ha preso l'applauso. Perfetto. Mister, un altro anno che facciamo? Ancora io. Beh sì, no, dico un altro anno che facciamo, nel senso. Sicuramente. Alziamo i paletti, cioè nel senso l'asticella la alziamo, oppure. Speriamo, io sicuramente. Va via una società importante, no? Allero. Diciamolo. Va via, nel senso, sale di categoria una società importante, quindi. San Gregorio, che inizialmente era partito come voi, adesso invece ha spiccato un po' il volo, no? San Gregorio è un'altra squadra che almeno. Ti ha stupito in positivo o in negativo? Che faccio questo campionato? No, mi ha stupito sicuramente a un grande allenatore, perché comunque anche quest'anno ha pescato ragazzi da categorie inferiori ed è riuscito. 39 punti a salvarsi, non a ripetere, diciamo, il campionato dell'anno scorso, ma a fare un campionato all'avanguardia. Quindi perso pezzi importanti di Nanni con certo. I Nerostellati. Ha perso però le due punte di Paolo, esatto. E Costi. Comunque. Di Paolo credo che abbia smesso, se non erro. Abbia. No, di Paolo è a Giulianova. No, allora di chi Paolo. È che. Vabbè, mi ricordo, non ricordo il nome di un calciatore che credo abbia proprio abbandonato, però forse mi confondo. Costi forse, non so se ha abbandonato, forse okay. Lui è di origine laziale, sarà tornato. Perfetto, allora il San Gregorio non è stata, diciamo così, una sorpresa, anche se non ha rispecchiato i valori dell'anno scorso. Qual è quella positiva invece di sorpresa e qual è quella negativa? Allora, subito, per negativo mi viene in mente sicuramente il Ponte Romano, perché quest'anno il Ponte Romano rispetto agli altri anni ha fatto un campionato mediocre, infatti si trova in una posizione dove sarà dura fino alla fine uscire fuori dalla zona playoff. Tirarsi fuori. E comunque dopo anni di alta classifica ci può anche stare un'annata un po' balorda. Un po' balorda. Per quanto riguarda le rivelazioni, sicuramente una delle squadre migliori che ho visto giocare e abbiamo affrontato ultimamente è il Luco, che secondo me esprime un. Almeno vista da me è la squadra che ho visto giocare. Che gioca meglio. Meglio. A prescindere poi dagli uomini. Però è normale che il Luco mi stupisce fino a un certo punto, perché comunque ha giocatori di categoria, anche di categoria superiore. Altre squadre, diciamo che bene o male i valori si sono rispecchiati. Mociano, un'altra piccola delusione. Ce ne sono diverse, diciamo, no? Quindi sì, diciamo che campionato un po' strano. Meno male i valori, Torrese, Giulianova, lo stesso Luco. Erano quelli prevedibili. No, erano quelle che comunque ci si aspettava che arrivassero lì. Perfetto, allora io intanto salgo sul palco, però voglio lasciare il microfono a mister Valeri, perché mi aveva chiesto una puntualizzazione, oppure il ricordare qualcuno in particolare, o sbaglio? Ok, ti lascio il microfono, io intanto, guarda, tanto Mario non ti abbandona e ti riprende, vai tranquillo. Ah, devo rimanere qui? Sì, un attimo, una cosa, un piccolo pensiero. Noi cos'è? Abbiamo fatto uno dei due progetti, diciamo, i progetti più importanti della stagione, il fotocalendario con. Allora, un attimo che forse c'è un problema col microfono. Allora, prova adesso? Sì. Perfetto, ok, ci siamo. Dicevo, abbiamo portato un piccolo pensiero per voi. Sono due progetti nati quest'anno, il primo è il fotocalendario,
in cui abbiamo cercato a favore di camera, in cui abbiamo cercato di ridare un po' di smalto al territorio montoriese, con delle foto fatte dal maestro Paolo Di Giosia, quindi sono i luoghi storici con i nostri ragazzi, quindi noi ve lo omaggiamo, spero grazie che faccia mille. Piacere. L'anno scorso una maglia favolosa, quest'anno questo calendario che ricorda, ecco, tutte le zone che purtroppo stanno soffrendo, però insomma ce la faremo, no? Sì, c'è tra l'altro un altro piccolo pensiero, forse il progetto più importante al di là di quelli calcistici della allora, stagione. Questo lo lascio qui, guarda. Quello puoi lasciarlo lì, sì. È l'Alba Card. L'Alba Card è una carta servizi che noi abbiamo fatto in collaborazione con l'AMI, con tutti gli artigiani. Quindi per aiutare anche il commercio, sì, a Montorio soprattutto. C'è stata una grandissima partecipazione di tutti i commercianti di Montorio. Noi ti omaggiamo con la card che permette mille. Di avere accesso a dei piccoli sconti. Grazie mille, davvero. Una bellissima iniziativa. Eccola qui. Tra l'altro l'avete immaginata e creata in tantissimo tempo fa, poi purtroppo sono successe determinate cose e ancora di più allora questa carta ha valore per cercare di risollevare un territorio martoriato. Non siete gli unici, però insomma se si comincia almeno dal proprio paese poi il segnale si espande fino ad arrivare in altre località. Grazie mille, grazie Presidente. Io allora nel frattempo salgo sopra, anzi questa qui la lascio a Marco così poi me la consegna, perché io ho un piccolo dono anche diciamo per loro, però poi ve lo gestite un po' come meglio credete. Allora il tempo di salire sopra, eccomi qui, perfetto. Allora mister, in campo va quasi tutto bene, no? Va tutto bene, in cucina come te la cavi? Male. Come? Malissimo. Male. Presidente? Io mangio. Ah vabbè, quindi a tavola bene. Mi sono ripromesso che mi metterò a dieta. Guizzetti mi sembra un attimino, insomma, splendida forma. Lui ancora gioca. Però in cucina come va Guizzetti? Faccio cucinare mia moglie. Però insomma, lei va bene, no? Nel senso... Se devo fare qualcosina di semplice... Di fame non muori. Possiamo, sì, sicuramente no. Tu Dalila? Benino. Te la cavi? Vabbè, allora un regalo ve lo faccio lo stesso. Guarda, poi naturalmente lo passate anche ai vostri colleghi. Allora, questo è il libro del nostro sponsor, Conad, curato da Jennifer Di Vincenzo. E vi vogliamo omaggiare con questa copia, una copia a testa. Poi naturalmente... Tu Emiliano, Presidente, la darai a chi di dovere, visto che ti piace solo mangiare. Insomma, lo dai a chi si cimenta in cucina. Prego, mister. Grazie. Non l'abbiamo per tutti, però insomma, ecco, l'importante è per loro. Poi, casomai... Grazie, Lorenzo. Glielo passi. Ecco qui. Grazie. Grazie a voi. Prego, Dalila. Perfetto. Allora, Dalila... Un'ultima battuta sull'associazione, il prossimo progetto qual è? Avete delle date importanti con l'arrivo della primavera? Allora, abbiamo quest'anno una novità che è una conferenza sul canile del nuovo millennio, sempre in collaborazione con l'associazione Arcadia Onlus, nella figura del dottor Pierluigi Raffo, che si terrà il 28 aprile e probabilmente proprio qui. Però questo è ancora da definirsi, anzi colgo l'occasione per invitare chiunque voglia partecipare perché sarà davvero molto interessante. Perfetto. Poi un'altra data importante è quella del 30, in cui si terrà il Pineto Dog Festival, come ogni anno vi invitiamo a partecipare numerosi. Benissimo. Anche chi non ha il cane. Alla Notte Bianca dello Sport ci sarete? Ci saremo. Perfetto, allora ci vediamo sicuramente in quella... Nottata, ha il microfono in mano il direttore, non so se vuole, se sì, ha dimenticato qualcosa. Sì, volevo ringraziare innanzitutto voi e soprattutto questa sera qui manca qualche dirigente che per problemi non era presente e vogliamo, spero di ricordarli tutti, di nominare che sono dei cardini di questa società sportiva, quale Di Matteo, Nallira, Di Donato... soprattutto dobbiamo il nostro che insieme a
il nostro direttore sportivo, che chiamiamo, come lo chiamiamo? Marotta, Pippino Pigliacelli, che è un dirigente storico, anche lui il nostro direttore sportivo, che si impegna su tutti i campi e quindi lo dobbiamo ricordare, e il vicepresidente Pasquale Di Palantonio. E poi abbiamo anche tanti altri dirigenti, ripeto, non li ricordo. Fondamentale, abbiamo un presidente onorario che ci dà una grossa mano a livello anche di visibilità, quale Polisini, Gianni Polisini. E inoltre stiamo organizzando un'ultima di iniziative, ne facciamo tante, adesso stiamo abbiamo preparato e stiamo riproponendo una iniziativa per Pasqua, che verrà fatta il 15 aprile, dove tutti i bambini di Montorio siamo contenti e invitiamo di partecipare a questa caccia al tesoro. Benissimo. E speriamo di fare all'interno del paese, di creare un bel movimento, un'atmosfera per ridare, lo dobbiamo rianimare Montorio, è vero? Perfetto, allora io ringrazio Dalila Vallese, educatore cinofilo ASD Universe Dog di Pineto, grazie Dalila, grazie per essere intervenuta, grazie a Kenya e a Pepsi e ai tuoi collaboratori, ovviamente presidente, si è allontanata, quindi ci possiamo salutare tranquillamente, grazie a Emiliano Nori, presidente dell'Alba, grazie Montaurei, ci vediamo sicuramente il prossimo anno. E utilizzi quel libro davvero, perché ci sono anche ricette buone ma che lasciano un po' la pancia piatta. Lo lascerò sicuramente in macchina. Va benissimo, perfetto. Grazie anche al direttore generale Osvaldo Guizzetti. Grazie a te. E ultimo, ma non per ordine di importanza, al mister Bruno Di Luigi, in bocca al lupo. Crepi. E naturalmente ci rivediamo qui il prossimo anno, va bene? Sicuramente. Se il presidente mette nero su bianco con questa casacca, altrimenti ne dobbiamo trovare un'altra. Non ci possiamo fermare così giovani, vero? Anche perché sua moglie annuisce, quindi vuol dire che insomma la domenica vuole stare libera. Grazie mille a tutti gli ospiti, grazie ancora a Chiara Flaviani, fotografo ufficiale. Cliccate mi piace su Gradinata, pagina Facebook, rivedrete la trasmissione, ma sempre le foto meravigliose della nostra fotografa. Scusa, ringrazio di nuovo i tecnici. Scusa Osvaldo, Lorenzo, dimmi. Mi ero dimenticato una cosa importante, perché dimmi. L'abbiamo qui con noi e anche lui ci dà una grossa mano. È doveroso, chiedo anche scusa di averlo dimenticato, quale Roberto Boschi. Perfetto, che ci benissimo. Dà anche una grossa mano. Che però ha preferito rimanere un po' in ombra. Nell'ombra. Perfetto, allora siamo davvero ai saluti, io ringrazio i presenti come già detto, ma soprattutto voi tantissimi come sempre che ci seguite da casa, ci vediamo venerdì prossimo sempre su Rete 8 Sport, sempre qui seduti comodi in gradinata, buonanotte. Grazie. Safe and sound.